A Digital Summit 2023 incontriamo Flavio Sensi, direttore generale ASL 1 Sassari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il decreto ministeriale 77 abilita in modo importante la sanità territoriale. Che cosa state facendo? Ma noi abbiamo discusso anche stamattina sull'importanza di un approccio sistemico sia in termini di investimento sia in termini di sistema organico per lo sviluppo della sanità digitale e della medicina, partendo dal postulato che oggi secondo noi non esiste più la telemedicina e non esiste più la sanità digitale, nel senso che tutta la medicina è ormai tele e tutta la sanità è ormai digitale, per cui fare degli investimenti sistemici da diverse decine di milioni di euro per ogni azienda aiuta ad avere un approccio anche in termini di sviluppo che noi abbiamo su tutto il nostro territorio. Ad esempio, lo stiamo utilizzando questo metodo per supportare lo sviluppo demografico e quello socio-economico dei nostri piccoli comuni, di cui il nostro territorio, che è il nord Sardegna, il nord-ovest Sardegna, in cui si caratterizza, ma ricorderei che in Italia le città metropolitane, quelle in vere, sono poco più di 10, per cui diciamo che il nostro Stato, la nostra nazione è fatta sostanzialmente di comuni e di piccoli di comuni e di ambiti territoriali, per cui noi ci siamo proposti di essere da pilota, da modello, lo abbiamo proposto anche ai nostri medici di medicina generale ai congressi nazionali, per avvicinare la sanità, i servizi sanitari attraverso la sanità digitale e attraverso la digitalizzazione delle interazioni tra persone assistite e operatori professionisti, i nostri professionisti della salute, che siano medici, che siano tecnici, che siano infermieri, con le nostre case di comunità, i nostri ospedali di comunità, ma anche e soprattutto con i nostri medici di famiglia e poi tutti insieme con gli hub specialistici di riferimento. È chiaro che questa cosa necessita non solo di un sviluppo di server, sistemi informativi e software, ma anche di impianti, guardiamo ad esempio la fibra ottica, il 5G, e di infrastrutture. Vediamo ad esempio, i nostri piccoli comuni sono stati negli anni desertificati degli ambulatori, di sedie anche fisiche delle aziende sanitarie locali, che invece noi a Sassari stiamo cercando di ripristinare, riqualificare e rimettere in funzione sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, ma anche, cosa ancora più difficile, dal punto di vista del personale sanitario. Dal punto di vista invece dei progetti di sanità digitale, che cosa state mettendo in piedi? Ne cito due a cui ci tengo molto. Stiamo elaborando e abbiamo già concluso una prima importante fase progettuale sulla intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagini, di modo che partendo da in particolare sia sulla parte senologica e quindi la parte oncosenologica sia la parte della onco-urologica, partendo da diagnosi già fatte con immagini già refertate e catalogate, abbiamo sviluppato insieme all'Università di Cagliari un algoritmo che consente l'apprendimento continuo da queste immagini e restituisce un supporto sistematico poi ai clinici per una diagnosi più precisa e veloce, soprattutto puntando sulla precocità ovviamente della diagnostica, di modo da essere tempestivi per un intervento chirurgico. Questo è un pezzetto. L'altro riguarda la classificazione di pazienti oncologici, sempre algoritmo, sempre intelligenza artificiale. In questo caso è una fonte di, sono diverse decine di fonti di dati, tra cui c'è la SDO, cioè la diagnostica dell'immagine, quella di laboratorio, il registro tumori, le cartelle ovviamente cliniche ospedaliere, quella degli hospice, quella dei medicina generali per citarne alcuni, dei medici medicina generale per citarne alcuni, tutti questi dati insieme su singola persona assistita vanno a supportare la classificazione e quindi l'evoluzione della patologia delle persone, di modo da essere sinteticamente e tempestivamente come oncologi una modifica del piano terapeutico
e dell'aderenza terapeutica delle persone che sono oggetto di questo studio.